Ebbene sì, cari amici del TG Beach, qui da Milano Marittima al VIP Master 2021 in compagnia di bellissime donne, con noi ovviamente Giusy Rizzo. Ciao a tutti! E? Francesca della Perla d'Italia, ciao amici! Sally di Modena! E allora rimanete con noi perché oggi puntata stupefacente! Ebbene sì, finalmente lui, una pietra miliare del VIP Master, Edoardo Raspelli, e non poteva mancare che il senatore o ex senatore Antonio Razzi. Edoardo, è la tua, cos'è? Quest'anno festeggiamo i 30 anni del VIP Master, per te è la tua? Mi ricordo che Piero Chiambretti facevamo fenomeni nel 98-99, quindi molti anni fa, mi fece conoscere Mario Baldassare e mi fece venire a, com'è che si chiama? VIP Master di Milano Marittimo. Ma quale futuro incrociando il dito può avere, si diceva così. Sono venuto quasi per scherzo, allora ero grasso, invece no, adesso è andata e sono qua, anche se sono un po' claudicante per problemi alle estremità, non le mani, non la testa, ma i piedi. Senatore, vediamo, sappiamo che c'è una nuova hit dell'estate. Ma quale? Io i miei TikTok, mi sarebbe dire. Beh, naturalmente per far capire, per seguire i giovani innanzitutto, ma per far capire che da pensionato si può anche divertire. Certo, esattamente. Allora, in bocca alla balena e buon divertimento, Edoardo Raspelli e il senatore Antonio Razzi. Ebbene sì, siamo dai campi di calcio ai campi di tennis con il mitico Evaristo Beccalossi. Non è il primo anno che ti vediamo qua, vero? Adesso era un po' di anni che mancavo, però Mario e Patrick sono degli amici, quindi quest'anno sono ritornato, però si fa fatica. Quando la fatica supera il divertimento, infatti gli ho detto io vengo per la compagnia, però non... È dura. È dura, ma giocherai da solo o in coppia? Ah, io voglio giocare da solo. Nel senso, proprio senza l'avversario. Senza nessuno, solo zaino, la racchetta e gioco da solo. Siamo con la mitica Katia Serra, la tua voce è risuonata e echeggiata nella finale di questi mondiali. Questa sera qui presente al VIP Master, dai campi da calcio ai campi da tennis. Beh, diciamo che dai, sono un po' un habitué di questo VIP Master e quindi mi fa piacere partecipare perché è sempre una due giorni divertente. Quest'anno un motivo in più perché ovviamente con l'eco dell'europeo... E beh, una grande soddisfazione direi, insomma, è stata proprio una cavalcata fino verso la vittoria. Noi ovviamente vi abbiamo seguiti, è stato un piacere insomma seguire le vostre telecroniche e volevo sapere l'emozione della finale. Beh, è chiaro che soprattutto è capitata un po' così, no? All'ultimo momento in sostituzione di chi c'era, quindi diciamo che è stata tutta una corsa. Però naturalmente è una corsa molto, molto stimolante, molto divertente, dove le emozioni sono state fortissime. Sin dal sabato, quando alla mattina, alle 11 di mattina, mi hanno detto devi partire, ti buttiamo sull'aereo e da lì niente. È stata tutta una corsa verso questa bellissima avventura dove naturalmente i ragazzi e Mancini ci hanno regalato una grande soddisfazione, quindi esserci, essere protagonista è stato qualcosa di speciale, sicuramente di unico.